Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale! Nello scorso video mi ero fermato alla cittadina Vischio dopo averla esplorata in lungo e largo e ho parlato con tutti gli NPC che ho trovato e questi due mi hanno dato uno spunto interessante da trattare, ovvero la società moderna, che non ho voluto approfondire perché sono sicuro ne parleremo più avanti. Quindi, quello che direi di fare adesso, dato che non possiamo andare a destra, è di andare sopra e vediamo se c'è altro da fare sopra. Giochiamo a mostri umani. Amico mio, non va bene. Cos'è questo? Ah, fossi ancora giovane, il mondo sembrava senza confini, quindi non ho esplorato del tutto. Aspetta, questo qui è il tuo... Questa bussata è stata bella, se non rispondo la riascolterò di nuovo. Eh sì, quindi apri o no? Oh. A e A. Aie. Allora, niente. A cosa? Wow. Ma, amico mio, ma scusami. E non posso parlarci? No, perché... Volevo parlarci, volevo dirgli che sta facendo un bel lavoro. Quanto è forzuto, tra l'altro. Va bene, dai. Fa niente, andiamo avanti. Continuiamo a salire, quindi. Ah, ok, telefono. Salve, posso parlare con G? Aspetta un attimo. Ho sbagliato il numero? Oh, è il numero sbagliato, è la canzone del numero sbagliato. Cos'è? Ci scusiamo di aver sbagliato il numero. È il numero sbagliato, è la canzone del numero sbagliato. Va bene, sì, ho capito. Ah, lui stava facendo la canzoncina perché ha sbagliato numero. Ma che cafonata, ma scusami. Ah, ma questo è il blocco che ha lanciato prima. Ah, ora possiamo andare. Oi. Oi, bo. Oi, bo. Non si vede nulla. Ma... Essere umano, permettimi di rivelarti dei sentimenti complicati. Sentimenti come la gioia nel trovare un altro amante della pasta. Beh, essendo italiano è molto facile. L'ammirazione per le abilità di risolvere puzzle. Il desiderio di essere ammirato da una persona intelligente e simpatica. Questi sentimenti devono essere ciò che stai provando in questo momento. Riesco a malapena a immaginare come tu possa sentirti. Dopotutto, sono uno scheletro fantastico. Non mi sono mai chiesto come sia avere tanti amici. Mi dispiace per te, umano solitario. Ma non temere, non patirai più la solitudine. Io, il grande Papyrus, diventerò tuo. No, no, così non va. Non posso essere tuo amico. Tu sei un essere umano. Il mio compito è catturarti. Solo così potrai esaudire il mio desiderio più grande. Potere, prestigio, popolarità. Così sarà Papyrus, la nuova recluta della Guardia Reale. No! No! Aspetta, 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 aspetta. Papyrus, corteggia. Ci stai provando con me? Infine hai deciso di rivelare i tuoi sentimenti. Beh, io sono uno scheletro con degli standard. Ah, ok, allora un attimino. Wow, lotta con Papyrus. Me l'aspettavo? Un pochino sì, ma poco poco. Oh no, hai superato tutti i miei standard. Immagino che questo significhi che dovrò uscire con te. Usciremo dopo. Dopo che ti avrò catturato. Ok. Va bene. Sta pensando a come vestirsi per l'appunto. Davvero? Ok. Usciremo dopo, dopo che ti avrò catturato. Ah, devo insultarlo allora, mi sa. Ok, io non voglio dire nulla perché mi sembra piuttosto... Insulta, dai. Cosa? Anche gli insulti? Accetta anche gli insulti come complimento? Wow. Ok. Insulto ancora? Non nascondere la verità. Le tue punzecchiature nascondono l'affetto, come un cactus. I cactus non nascondono affetto, solo se li tieni dentro il vasino senza toccarli. Poi vasino, vabbè, ci siamo capiti. Flirti con Papyrus ma invano, pare che agire non farà proseguire questa battaglia. Ok. Quindi devo lottare, mi stai dicendo? Quindi non vuoi lottare?
Allora vediamo cosa ne pensi del mio famoso attacco blu. Lo sapevo che dovevo muovermi, lo sapevo, però all'ultimo ho reagito. Questo è il mio attacco. Agisci, ok. È troppo impegnato a lottare per ascoltare, ok. Lo sapevo. Ok, no, non possiamo. Ok, Bontrousel è bellissima comunque. Wow! Ah! Ok, wow, proprio all'ultimo. Si spalma del gel attraente sulle orecchie. È troppo impegnato a lottare per flirtare con te. Ok. Ok, per saltare più in alto su. Ok. Vabbè, però sono scemo io allora. Pietà? Porca zozza. Ma! Si accorge di non avere delle orecchie. Va bene. Sento già il sapore della mia futura popolarità. Ok, per fortuna. Wow! Ma sei pazzo? No, io più che altro cercherò di andare più veloce verso la pietà, ma non funziona. Vabbè, Papyrus, però. Papyrus, mi odi? Ok, scuote le ossa. Spaghettaro ineguagliabile, eh. Ok, no! Ok, odore di ossa. Undyne sarà fiera di me, immagino, Papyrus. No, sbagliatissimo! Sono riuscito a catturarti facilmente. Adesso ti mando all'area di cattura. O come la chiama Sans, il nostro garage. Ti metterò in un posto dove ci si sente soli come un cane. Ma era da perdere, quindi. È una lettera di Papyrus. Scusa, ti rinchiudo nella stanza degli ospiti finché Undyne non arriva. Fa come se fossi a casa tua. Vitto e alloggio sono già presenti. Con ogni effetto, Papyrus. È un giocattolo di gomma. Sfortunatamente sono solo croccanti. Come sfortunatamente? Ma non. Oh, ok, fa bene. Sbarre larghissime. Ma come? Sono levato di vedermi? Non dovresti scappare, tornatene indietro. No, Papyrus, mi dispiace. È bello che ogni volta che io perda mi dia un dialogo diverso, ma penso che ormai basta perdere, eh? Cioè, avrei dovuto vincere, ma perché ho sbagliato altre 2 volte? Io non lo so, non è normale comunque perdere tutte quante ste volte contro Papyrus, credo. Rieccomi. Ah! Se perdo troppe volte posso anche evitare di combattere. No, non combatto. Ok, allora accetterò la mia sconfitta. Quindi mi ha detto: abbiamo combattuto talmente tante volte che mi sono stufato di catturarti. Quindi vuoi combattere di nuovo? E mi ha fatto scegliere. Non riesco nemmeno a battere qualcuno debole come te. Undyne sarà molto delusa. Non verrà mai arruolato nella Guardia Reale. E il numero dei miei amici rimarrà tale quale a prima. Cosa vuoi dire a Papyrus? Diventiamo amici? Ma che sfiga. No, poverino, diventiamo amici. Davvero? Vuoi che diventiamo amici sul serio? Beh, allora, credo che per te possa fare un'eccezione. Cavoli, non siamo nemmeno usciti una volta. E sono già riuscito ad essere friendzonato. Chi l'avrebbe mai detto che per fare amicizia sarebbe bastato farci orribili puzzle e combatterci? Mi hai insegnato molto, essere umano. Ti do il permesso di passare. E ti darò anche indicazioni per uscire da qui. Continua dritto finché non arrivi alla fine della caverna. Poi, quando arrivi alla capitale, passa la barriera. È il sigillo magico che ci mantiene intrappolati qui. Chiunque può entrare, ma nessuno può uscire, tranne qualcuno con una potente anima. Proprio come te. È per questo che il re vuole ottenere un essere umano.
Vuole aprire la barriera con il potere dell'anima. Così noi mostri potremo tornare in superficie. Oh, quasi dimenticavo. Per raggiungere l'uscita dovrai passare dal castello del re. Il re di tutti i mostri. Lui è. Come posso descriverlo? È un gran pacioccone! Si fa adorare da tutti quel tipo. Sono sicuro che ti basterà chiedere. Chiedo scusa, Mr. Dreamer. Potrei andare a casa? E ti porterà la barriera lui stesso. Ad ogni modo, basta chiacchiere. Mi troverai a casa mia ad essere un buon amico. Vieni pure a visitarmi per quell'appuntamento. Cos'era quello? È volato via. Ora voglio andare a casa di papà Eros e vedere, insomma, un attimino il da farsi. Perché, beh, va facile andare al castello del re. Beh, sì, però voglio andare a vedere che dice papà Eros. Sì, devi interessarmi, papà Eros. Voglio il mio appuntamento. In un posto in cui passo molto tempo? Ah, ok, facciamo l'appuntamento quindi. Ah, ok. Casa mia! È il posto dove passi molto tempo? Mio Dio, che succede lì? No, scusami, volevo un attimo. Mi segue? Voglio vedere questa stanza. La porta è chiusa. Non mi interessa molto. Beh, relativamente molto. È un'immagine classica e mi ricorda sempre cosa è importante nella vita. Le ossa, certo. Questa è camera mia. Se hai finito di guardare in giro, potremmo entrare e fare qualsiasi cosa, faccia una coppia o un appuntamento. Cowboy, frena, è un po'. Un calzino sporco con una serie di copie. Sansa, raccogli il tuo calzino. Ok. Non rimetterlo giù, spostalo. Ok. Ma porca miseria. Fantastico. Bellissimo. Lascia perdere, ecco. Geniale, no? Ho aumentato l'altezza del lavandino. Ora posso metterci sotto più ossi. Dai un'occhiata. Un cagnolino. Cosa? Prendi quel cane impiccioni! Maledizione! Sans, smetti di tediarmi con accompagnamenti musicali! Devo prendere il cane? Ah no, è semplicemente una scenetta così. Ah, forse no, devo prenderlo. No, vabbè, niente. C'è il frigo. È il museo del cibo. Ammira la mia mostra culinaria. Metà frigo è pieno di contenitori tutti con su scritto spaghetti. L'altra metà contiene solamente un sacchetto di patatine vuote. Bello. Quello è il cestino, puoi visitarlo quando vuoi. Ok, Sansa ha provato a cucinare qualcosa, ma era tipo uno sformato. Ma riempito di una roba zuccherosa, non a base d'uovo. Che assurdità! Allora, questo cos'è? Quella è la roccia domestica di mio fratello. Ah, la Petrock! Si scorda sempre di dare da mangiare. Come sempre, devo essere io quello responsabile. La roccia è coperta di zuccherini. Beh, la Petrock andava tantissimo negli anni. No, fine anni 80, credo. La porta è chiusa. Beh, allora io mo non vorrei essere. Però, dai. È un libro di battute. Leggiamo un po' ste battute. C'è un libro di fisica quantistica dentro il libro delle battute. Ok. Dentro il libro di fisica c'è un libro di. Ma che cavolo! Ancora! C'è un altro libro di fisica quantistica. Decidi di fermarti. Ecco, questo è il joke. Ok. Va bene, allora andiamo nella tua stanza, Papyrus. Sì. Facciamo, vediamo un po' che cosa si fa. Cosa fanno le coppie. No, aspetta, bellissimo! Ah, sì, action figures. Un grande riferimento per scenari di battaglie ipotetici. Come faccio ad averne tante? Beh, diciamo che me le date. Un uomo cicciuto e sorridente chiama a fare sorprese. Sì, proprio così. Babbo Natale! Non credo. Quello è il mio letto. Se mai arrivassi alla superficie, vorrei guidare su una lunga autostrada. Il vento nei miei capelli, il sole sulla mia pelle. Ovviamente è soltanto un sogno, quindi mi limito a viaggiare mentre dormo. Anche perché non hai né capelli né pelle. Non è ganza quella bandiera? Andai nella trovata lavagna, credo provenga dal mondo degli umani. Ora so a cosa stai pensando. Perché mai una bandiera umana?
Ha sopra uno scheletro fighissimo? Beh, ho una teoria. Penso che gli umani discendano dagli scheletri. Va bene. E queste ossa? Ehi, quelli sono gli attacchi che ho usato su di te. Quanti ricordi, eh? Sembrava ieri, nonostante sia praticamente appena successo. Chissà se io avessi aspettato un giorno intero. Internet, sono piuttosto popolare lì. Me ne mancano una dozzina per avere un numero a due cifre di gente che mi segue. Ovviamente il successo ha un caro prezzo. Aspetta, me ne mancano una dozzina per avere un numero di gente a due cifre che mi segue? Scusami, non ho capito. Un troll geloso mi ha attaccato sull'account online. Mi manda sempre giochi di parole in un font scemo. Ok, vediamo un po' i libri. Quel libro è uno dei miei preferiti, costruzione di puzzle avanzata per menti critiche. Quel libro dopo è un altro dei miei preferiti, nascondino con il coniglietto morbidoso. Il finale mi colpisce sempre. Non ci sono scheletri nel mio armadio, tranne me, a volte. Guardi nell'armadio, sì. Ok, vestiti appesi con cura. E non c'è altro? Quindi, se hai visto tutto, vuoi iniziare l'appuntamento? Ragazzi, io ho paura, seriamente paura. Ok, inizia appuntamento. Ok. Here we are on our date. In realtà non ho mai fatto nulla di simile prima d'ora. Ma niente paura, non puoi dire preparato senza dire molte lettere del mio nome. Ok, ha preso dalla libreria un... ha rubato un libro ufficiale su come fare appuntamenti. Sono pronti per divertirci alla grande. Vediamo. Punto 1. Premi C per far comparire le info appuntamento. Eccoci qui. Tiralo su, cosa? Popolazione? Crimini? Cosa? Wow, mi sento così informato! Penso che siamo pronti per il punto 2. Chiedere di uscire per un appuntamento. Umano! Io, il grande Papyrus, uscirà insieme a te. Uscirò? Vabbè, forse è un po' strano. La traduzione qui pecca un po'. Davvero? Wowie! Quindi vuol dire che è tempo per il punto 3. Punto 3. Vestiti bene per mostrare che ci tieni. Aspetta un attimo. Vestiti? Quella bandana intorno alla tua testa. Stai indossando dei vestiti proprio adesso. E non solo, anche prima avevi addosso dei vestiti. No, può essere. Volevi un appuntamento con me fin dall'inizio? No. Hai pianificato tutto. Sei molto meglio di me degli appuntamenti. No, la tua potenza di appuntamenti. Non pensavi di avermi battuto! Io e il grande Papyrus non sono mai stato battuto negli appuntamenti e mai lo sarò! Posso facilmente starti dietro! Vedi, anche posso indossare abiti! Difatti, indosso sempre i miei abiti speciali sotto quelli normali, giusto in caso qualcuno mi chieda un appuntamento. Ammira! Cool dude! Lo adoro questo stile! No, un complimento sincero! Comunque, non comprendi davvero il potere nascosto di questo costume, e quindi ciò che hai appena detto non conta. Questo appuntamento è giunto alla sua fine. A meno che tu non trovi il mio segreto, ma già non succederà. Il cappello? Il cappello? Il cappello! Bene, allora hai scovato il mio segreto. Immagino di non avere scelta. È un regalo solo per te. Lo sai che cos'è questo? Non so. Proprio così, non ne ho idea, anche se sembrano spaghetti. Questa non è la solita pasta, questo è un lavoro da artigiani, spaghetti di seta invecchiati in una botte di quercio e poi cucinati da me, grande chef Papyrus. Umano, è tempo di finirla qui. Non ha senso proseguire oltre. Mangiali. Ne prendo un morso. Ok. Il sapore è indescrivibile. Che espressione passionale! Adori davvero la mia cucina. E per estensione me! Forse più di me stesso! Ah! No! Umano, adesso mi è chiaro. Provi amore per me. Tutto ciò che fai, tutto ciò che dici. Tutto questo per me. Umano, anch'io vorrei che tu fossi felice.
È tempo che anche io esprimo i miei sentimenti. È tempo che te lo dica. Io, Papyrus! Io. Wow, fa caldo qui dentro, o sbaglio? Oh, diamine. Umano, io. Mi dispiace. Non mi piace allo stesso modo di come piaccio a te. Romanticamente, intendo. Voglio dire, ci ho anche provato, visto che stavi flirtando con me, ho pensato che avrei dovuto uscire con te e poi il resto sarebbe venuto di conseguenza, che avrei eguagliato la tua passione per me. Ma ahimè, io, il grande Papyrus, ho fallito. Mi sento come prima. E anzi, uscendo con te, ti ho solo fatto sprofondare di più nell'intensa passione per me. Un'oscura prigione di passioni senza uscita. Come si può fare questo a degli amici? No, aspetta, non va bene! Io non posso fallire mai! Umano, ti aiuterò in questi tempi duri, continuerò ad essere il tuo grande amico e farò finta che non sia successo niente. Dopotutto, tu sei eccezionale! Sarebbe tragico perdere la tua amicizia, perciò dai, non piangere perché non ti bacerò, anche perché non ho labbra. Ehi, un giorno troverai qualcuno figo come me! Beh, no, non è vero, ma ti darò da riguardo la seconda scelta! Wow, mio Dio, mi ha stroncato fare questa voce. Basta, Papyrus, per favore! Oh, e se vorrei ricontattare, ecco il mio numero di telefono. Puoi chiamarmi quando vuoi, platonicamente. Beh, devo andare! Wow, è stata fantastica! Questa puntata è stata fantastica, demenziale e all'inverosimile. Ok, preso 20G dal... Wow. Amici, io andrei a salvare a questo punto perché... Cioè, l'episodio termina qui perché wow, è successo di tutto. È stato bellissimo. Ok. Salva. Mamma mia, che figata sto episodio. Niente, che altro devo dirvi? Vi ringrazio per averlo seguito. Undertale sta diventando sempre più divertente, quindi il brutto deve ancora arrivare, credo, perché devono esserci delle boss fight più dure di quella contro Papyrus, quindi vedremo. Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!